Ciao. Ciao ragazze, bentornate sul canale per un nuovo video spacchettamento. Sono di nuovo con un'altra camera perché appunto la mia YouCam, non lo so, il programma da quando ho accettato l'aggiornamento mi funziona un giorno no e l'altro pure, cioè non funziona, si blocca, vado in registrazione, partono i secondi e dopo tipo 20 secondi si stoppa. Beh, bene o male, perché se succede come l'altra volta che avevo fatto praticamente tutto il video, mi si è fermato a metà, addio. Se vedete dei bordi scuri è perché sto provando queste lenti e quindi sto facendo delle prove per scrivere appunto la recensione più completa e per dare indicazioni ai futuri compratori e spiegandogli appunto che sono anche ottime per il PC e la webcam. Ho ancora il rossetto. Ragazze, io ho un problema, cioè questo rossetto non mi si toglie più. Cioè, qualcuno di voi l'ha usato, sa come funziona, sa come si toglie. Cioè, ragazze, io non lo so, vabbè. Comunque, detto questo delle mie sventure, cominziamo. Due pacchettini dalla madonna mia, dalla piattaforma che lì l'ho aperto, lo apriamo subito, dalla piattaforma appunto Amazon Review Trader, ed è se non sbaglio un portacose. Aspettate, sto cercando dove si apre, ecco, cioè, perché in più non avendo nemmeno gli occhiali, vabbè, oggi così proprio. Allora, abbiamo il cosino, il coso, ecco, apposta fatto. È un porta tutto, diciamo. Io lo userò probabilmente per metterci qualcosina dentro. Sembra di carta, sembra boh, non lo so. Vabbè, è carino, c'era solo questo colore e mi sono selezionata, mi hanno scelta e mi è arrivato dopo parecchio, perché ci è voluto veramente tanto tempo. È carino, dai, per tutti i giorni. Poi è facile da mettere a posto, così smonti, cioè lo possiamo creare anche noi tranquillamente, questo insomma per dirvi, però vabbè, tanto era qui, quindi. Però se pensiamo che la gente lo compra, lasciamo stare. Andiamo avanti. L'altro pacchettino è questo pacchettino, vabbè, bustina, è questa qui. Vuota. Speriamo che vedete bene, perché tra la luce, tra la lente, tra io che mi muovo come una deficiente, anche la rima. Ah, questo è un Kiss Prof. Certo, ci ha messo parecchio ad arrivare, anche qui mi sono selezionata, no? Ho aderito a partecipare e mi hanno scelta. È un, vediamo un po', un matitone. Però che bello, ragazzi, è fatto bene. Ovviamente non lo proverò qui perché c'ho già il rosso qua, non ho capito. Wow, però è fatto veramente molto molto bene. Soft lipstick. Ovviamente non so gli ingredienti, non so l'inci. Ingredienti. Guardate, ve li faccio vedere e fate un ferma immagini, perché se ve li leggo stiamo 3 ore. Invece così magari qualcosina riuscite a captarlo. Vabbè. Ecco, questo si presenta così ed è molto bello. Facciamo un po'. Scivola via, che è una meraviglia. Ed è un marrone
marrone, quasi sul viola. No, no, ragazzi, è proprio marrone, scusate, perché vedevo in telecamera, è proprio un marrone di quelli potenti. Sì, in telecamera aveva un riflesso strano, ma è un marrone proprio potente, inutile che lo metto perché sennò rosso, viola, quello che c'ho in bocca, quel marrone. Però aspettate un attimo. Aspettate. Ecco, c'è un bigliettino. Meno Pro, se volete andare a vederlo, insomma, a vedere su Amazon. Ah, Lost Line, quindi dura anche tanto ed è luxury, quindi non è cinese, insomma, almeno non mi pare. C'è anche la scritta in arabo, in urdu, insomma un po' di lingue. E poi scritto tutto in inglese, Denzel Glass. Comunque è questo qui, David from Man of New Series, quindi dovete cercare questo. Ok, e poi me lo leggerò con calma e vediamo che cosa dice. Però ha fatto veramente molto molto bene. E anche qui mi sembra che era gratuito, ho pagato tipo 10 penny, 20 penny, cioè 30 centesimi, ecco, per capirci. Allora, aspettate che... ecco. Comunque, è un bel mattone, bello pesante, secondo me è un matto, perché rimane molto opaco, però io lo sfumerò con un po' di lip balm, no, di lucida labbra, perché il matte a me non mi piace, non mi ci so vedere più che altro. Quindi prime bustine, via, già 6 minuti, è meglio che ci diamo una mossa. Terzo pacchettino, se così si può dire, e là. Ah, ok, le dico, ahia, mamma mia, io mi porta Lady Color. Qua non c'è la carta oggi, boh, vabbè. Questo bello, molto bello, il colore anche mi piace. Faccio vedere, aspettate, lo volevo prima aprire e comporre. Allora, faccio vedere con calma, sangue freddo. Eccolo qua, è un bracciale col simbolo, suppongo, dell'infinito. Ed è un oro rosa, color oro rosa. Poi, allora, questa ditta mi piace tantissimo perché su ogni bracciale c'è il loro logo. E il logo è in questa maniera, attaccato appunto alla catenina. Cioè l'apro lungo comunque per scegliere la misura. E c'è una piccola pesetta, quindi una piccola medaglietta con il loro... ecco, vedete? Lady Color. Mi piace tanto questa cosa, mi sa proprio di professionalità. Ma poi tutti i loro gioielli a me piacciono, sono fatti bene, non si anneriscono. Alcune parti dove c'è scritto Silver 925 sono in Silver 925, mentre gli altri, quando non sono di Silver, non danno particolari, cioè, definizioni, ma dicono solo che è bigiotteria. Aspettate che chiudo, perché era dentro alla plastichina. E siamo, guarda, se non lo scasso, tutto può essere. Ecco, così lo devo ripiegare e a posto. 1 2 3, il terzo è andato. Apriamo il penultimo pacco, lo apro da qua dove c'è la pesetta. E questo so già che cos'è, e infatti non mi viene da ridere. Allora, pronte? Oddio, siamo pronte. Vabbè, parte la merendina, la marea di carte, mi ha entrato pure non so cosa nell'occhio.
Ebbene sì ragazze, questa la vedete? È una spray mop, quindi una vapore, funziona con il mop, l'acqua, è piccolissima, suppongo che si monti, portfare, tedesco, vabbè, io intanto parlo da sola per fatti miei. Volevo aprirvela, sperando che riesca a farlo. I miei occhiali. Daniel, per favore, mamma, me li recupereresti? Ah, vedete? Un bastone. Dietro di me. Il mo. Oh, grazie. Il mio assistente personale tutto fa... Ecco, non ce l'ho pure io. Non sono l'assistente. No? No, fatti gli assistenti. Assistente. Ah, vabbè, ragazzi, da montare proprio la grande questa. Me lo posso. Mi arrendo. Qua, lo vedete? Allora, c'è il... Come si chiama? La parte sotto. Dove andiamo a passare sul pavimento, che fa fisica. Ammazza, già saltata. Sa tasca, è forte, è fatto a... Così, ecco, bello. Si può anche quindi lavare. Non so quante volte si possa riutilizzare. E ho letto che va bene per qualsiasi pavimento. Anche piastrelle in moquette. Piastrelle, quelle finto qualche, vero qualche, e moquette. Allora, per fortuna io non ho casa tutta di moquette come qua si usa in Inghilterra, ma ho solo le scale e un pezzo di corridoio di sopra. Questo, per chi non lo sa, io vivo in un condominio, in una flat, però è un flat molto diverso da quelli che ci sono in Italia, perché, cioè, non, sinceramente non lo so. Non so se in Italia esistono condomini a due piani, penso di sì. Cioè, nel senso, io ho una casa a due piani. Sotto c'è la sala, la cucina, il bagnetto, la terrazza e l'ingresso. Sopra ho il reparto boiler, quindi il reparto con caldaia, perché la caldaia è qua. E qua si usa proprio un boiler, poi magari se siete interessati me lo scrivete senza che mi dilungo. Con dei ripiani dove c'è un sotto per mettere a posto. Sopra ancora c'è una botola che c'è la mansarda. Poi ho la camera con il bagno, la mia camera con il bagno e la cameretta del bambino con il bagno dentro. Quindi non ho moquette da nessuna parte, quindi ho tutto parquet. Quindi questa qui la metterò alla prova, perché mi interessa sapere se funziona effettivamente. E poi la proverò anche appunto sulla moquette, perché tutte le scale sono coperte di moquette beige, tra le altre cose, vi lascio immaginare. E solo un pezzo dell'anticorridoio, io lo chiamo anticorridoio ma non si chiama sicuramente così, quindi voglio subito, cioè subito adesso magari no, però domani la vorrei usare e vedere come funziona. Penso che ci va l'acqua. Sì, scusate, ci provo l'acqua. Sì, ci va l'acqua, mi sembra corta, ecco, vedete la vaschetta. Sì, oddio, è molto, ecco, per capirci, molto fufu, si vuol dire fufu. Vabbè, comunque è un semplice mo spray, quindi è un semplice da fricazzo l'acqua, il vapore, quello che vi pare. Potete metterci il... non lo so, devo vedere, perché non vorrei... detergente, qualcosa dentro. Vabbè, io per lavare casa uso Cif Camomilla, proprio specifico per il parquet. Adesso qui non lo so come si fa, non ho idea. Vabbè, il bastone da montare, suppongo, sì, qua. Vabbè, e rimetto questo dentro perché... da montare, quindi volevo soltanto, ecco, farvela vedere, perché il colore è anche carino e trend. Wolfraud è la marca tedesca, cercate questo venditore perché il venditore è lui. Però ragazzi, questa io l'ho presa dalla piattaforma, io ve li do i nominativi, però magari alcuni non accettano, non vi rispondono, perché lavorano solo come lavorano solo con la piattaforma. Però voi scrivetegli e magari qualcosa esce fuori, perché no, magari ci metteranno più tempo a rispondere, ma risponderanno. Non riesco a qualcosa. Vabbè, dentro metto dentro. Cioè oggi proprio, vabbè, devo fare gira la ruota. Devo comprare vocali, consonanti, insomma, che più ne ha che ne metta. Questo che c'era dentro qua? Non mi ricordate voi ragazzi, devo mandare indietro il video per vedere. Vabbè, ma io so proprio una cosa possibile. Vabbè, metto questo, ma non sono sicura che c'era questo. Non me lo ricordo. Questo c'era il morso qua, il mopà. Non lo so. Porta paletta, che casino che sto a fare sto coso. Vabbè, allora
Oh, stranamente per la prima volta riesco a rivivere una... Allora, dicevo che per una volta... Ah, madonna, ho richiuso una scatola. Non ci credo, ma è verità. Adesso veniamo al pezzo più grande. Questo è della Todeco, se vi ricordate, se seguite i miei video, è colei che mi mandò il tavolino quello bianco per gli esterni. Allora, scusate, sono tornata al volo perché, insomma, è una sedia. Vi faccio vedere. Una sedia sdraio, che qui adesso sarà un po' complicato. Oddio. Ecco, vediamo un po' se riesco a farvela vedere. Ecco, adesso, eccola qua. Non è proprio così. Oh, scusate, non è proprio così, è da sistemare, però sono ben due. Voi direte, ammazza. Sì, no. Mi ha chiesto se volevo recensirle, io gli ho detto di sì. Sì, adesso risistemo. Due minuti, Ok, ragazze, mi sono risistemata, ho rimesso a posto perché era veramente enorme. E sono due sedie sdraio uguali. Sembrano fatte abbastanza bene, adesso poi vedremo, farò un piccolo video e vediamo un attimino come sono. Beh, dal che non avevo nulla in terrazza, quindi né tavolo né sedia, adesso ho il tavolo con ben due sedie, non sedie semplici ma ribaltabili. Sono contenta. A pensare che quando siamo entrati dentro questa casa, l'unica cosa che c'era, a parte i bagni, ovvio, cioè arredati, se così si può dire, c'era la cucina. Sedie, tavoli, divano, non c'era nulla. Era vuota, completamente vuota. C'era solo la tenda c'era, strano. Perché, però tutto il resto poi l'ho comprato. Quindi divani, poltrone, sedie, tavolo, letti li ho comprati. E vabbè, a parte questo non ce ne frega niente. Per quest'oggi il video spacchettamento finisce qua. Fatemi sapere nell'info box quale prodotto vi è piaciuto di più, e qui c'è l'imbarazzo della scelta, a partire dal braccialetto, a partire del mi compongo e mi scompongo in un solo secondo, e dalla vacuum cleaner, come la chiamano qui, vacuum cleaner, no, che poi non è proprio quella, ma è la spray mop, vabbè, questa, e altri cazzini che non ricordo manco che so. Ah sì, il come si chiama qua, il Kiss Pro, che è un bel marrone mattone, vabbè, sto vaneggiando, sono stanca, e basta, non mi ricordo, credo che sia tutto, fine. Ci vediamo al prossimo video spacchettamento. Un bacio ragazze, fate le brave e lasciate un like. Ciao.